Ok, primo giro di prova ragazzi, andiamo a vedere un po' come la pista, quanto è scivolosa oggi. Bici è perfetta, grazie Luca per averla sistemata al top. Niente. Sono io, salve. Niente, quindi primo giro di prove, ci vediamo tra poco. Ok, giornata di qualifiche ragazzi, non vi abbiamo fatto vedere quasi niente della giornata di prove di ieri perché stava diluviando fortissimo e non ho messo nessuna onboard camera. E ieri era davvero tosta, tutte le pietre che avete visto nella track walk scivolose erano ancora più scivolose per colpa della pioggia. Infatti ieri è stata un po' più una sopravvivenza, ecco. Però gli ultimi giri era già andata meglio e un buon feeling, non abbiamo rischiato troppo. Oggi invece giornata di qualifiche, al mattino era di nuovo molto scivolosa, però gli ultimi due giri invece è asciugata parecchio, quindi ora il sole dovrebbe far asciugare ancora meglio il tutto e possiamo spingere un po' di più. Adesso metto il numero e mi preparo per la run di qualifica. Direi che una run senza tirare troppo, senza rischiare niente di grosso, però già un buon ritmo per entrare, per cercare di entrare nei 30, perché ricordo che i primi 30 faranno poi la super final domani in gara. La prima parte di pista, la pista sta un po' alta, sono tante pietre, ok, però sembra quasi che stia sotto di sacco, cioè poca percentuale di sacco, mentre invece in basso, che la pista è più pianeggiante, c'è anche più fango, però invece sento il contrario, che sta giù come se il tanto così di corsa sia quasi a vuoto e rallenta. Non so se è solo un discorso di suspensione, di sicuro di terra nell'ultima parte. Possiamo provare a chiudere le basse, però non so, di vedere se poi. Quanti crack abbiamo ancora? 12. Quindi eravamo abbastanza aperti. Andiamo a 10. Avevamo anche allora a questo punto direi di chiudere, perché tanto si chiude per quanto ne abbiamo di mamma? Qua avevi chiuso abbastanza, no? 4. Ne ho 3. 3. Io vedo su, ci vediamo dopo. Ciao. Again.
mega salto temporale, sono a casa, sono a Varazze, ho appena finito di scaricare il furgone e di certo questa non è la conclusione del video che volevo fare. Purtroppo in questo tratto qua che vi faccio vedere, nel giro di prova della domenica ho capottato in avanti, ho provato a doppiare da questa pietra dopo questi due gradoni fino a quest'altra pietra, è un triplo che vi avevo già fatto vedere nel giro a piedi e di sicuro mi avrebbe fatto guadagnare un bel po' di tempo e di secondi preziosi per la classifica della Big Final, ma grande botta, mamma mia che botta che ho preso. Santa Polenta, che botta che ho preso, oh mia bella Madonnina, che botta che ho preso. Polso sinistro molto dolorante, coscia destra che ha preso una bella botta e quindi il muscolo era davvero duro e non riuscivo bene a muovermi. Peccato perché eravamo entrati in super finale, la manche di qualifica era andata bene, non avevo spinto troppo come mi ero prefissato, ma ero comunque entrato senza problemi nel grande show della domenica. E la pista stava asciugando, era davvero bella, buone condizioni, avevo già trovato un paio di linee che mi piacevano molto, quindi davvero non vedevo l'ora di mettere giù una run ben fatta e vedere un po' cosa riesco a fare in questa stagione, un po' un tempo che mi avrebbe fatto vedere dove ero in classifica, però niente, si andrà alla prossima. Mi dispiace tanto perché il team ha lavorato sodo, le condizioni erano perfette perché la bici era a posto, le vibes erano perfette, davvero mi dispiace di aver deluso un po' tutti i miei sponsor e il team che mi ha accompagnato fino in Croazia, ma queste sono le gare, queste sono le botte. Dopo non sapevo bene se correre o no perché la coscia si faceva male, ma sapevo che non era grave, mentre invece il polso non mi permetteva di stringere bene il manubrio. Non sapevo se correre fino alla rampa di partenza, però poi ero caldo, mi sono scaldato bene e ho deciso comunque di fare una run senza rischiare niente. Il risultato non conta molto, un 24esimo posto, però tanta rabbia, tanta voglia di andare alla prossima gara e far vedere un po' cosa riesco a fare. Ora è tempo di rimettersi insieme, rimettere a posto le ferite e continuare ad allenarci come sappiamo fare. E boom! Quindi se vi è piaciuto questo video lasciate un like e iscrivetevi al canale, fatemi sapere con un commento se vi piace questo tipo di vlog un po' più parlato e niente, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!